Raga, buongiorno e bentrovati in questo nuovo strambo video di GTA 5. Siamo qua con una nuova mega rampa randomizzata. Questa oggi è la rampa più sottile che vedrete mai, penso. Quindi prima di cominciare mi raccomando un pollicione su, un commento qua sotto con qualcosa totalmente al contrario. Che sia casa al contrario, che sia Franco al contrario, che sia Gheddafi al contrario, quello che volete. Praticamente, come vedete, questa rampa è un po' problematica, perché non è la classica rampa dove i veicoli vanno e riescono a prendere la rampa e vanno. Assolutamente no. Quest'oggi si va di furgona, perché, vedete, è un po' una roba del genere. I veicoli cercheranno di percorrere questa riga, si incidenteranno eccetera, e dovranno riuscire a volare. Non devono per forza arrivare qua. Se qua tipo beccano un incidente e volano per aria, lo contiamo lo stesso, sempre che rimangano inquadrati nella direzione della rampa. E cominciamo col veicolo di test, ovvero l'811. È una roba del genere, vedete. In questo caso sarei fuori, questo è andato più verso sinistra, però più o meno le cose andranno così. La direzione è una sud, mi pare. Vincerà il veicolo che avrà più fortuna e che andrà più lontano. Detto ciò, vi ricordo anche che vado in live tutti i giorni dalle 15 alle 18 su Twitch. Mi trovate nel link bloccato sotto nei commenti. Signor Franco, esca di qua e partiamo subito. Diciamo che useremo anche le moto, perché sono le più avvantaggiate in sta roba. Non so come andrà a finire, non so se tilterò, se demolirò la rampa, se finiremo a giocare a carte con Satana, non lo so. Detto ciò, cominciamo. Fantastically, man. Ho avuto il gang come primo veicolo, ma sono commosso. Leviamo sto elicottero inutile. Cioè, è un po' stronzo perché chiaramente gang fuori dai giochi. Il primo era giusto di riscaldamento. Peccato fosse proprio un gang. Ma prossimo veicolo random, abbiamo Babbit Saddler. Cioè devo restare il più possibile. Ok, il Saddler ce l'ha fatta. Deve fare così, non deve incidentarsi e deve andare dritto per l'uscita della rampa. Poi se ho una moto che riesce a saltare qua a fare il glide, tanta roba. Diversamente si prendono un mezzo metro di baguette francese in quel posto. È arrivato qua comunque. Vediamo un po' se riesce a prendere 2 centimetri. Ragazzi, mi vince il Saddler, rido come un cretino. Si è scassato le ruote, non volta più. Lo lasciamo andare per il suo destino. Questo Saddler messi un pochino meglio, eh. Lo segniamo, prossimo veicolo random. Cerchiamo di capire un po' la situazione, perché al momento è ancora tutto quanto molto molto fatto bene. Prossimo veicolo random, una moto. Possiamo fare qualcosa di bello? Non lo so, perché il moltiplicatore è molto alto. Cerchiamo. O poi ragazzi fa il gliding, arriva da Cristo. Meglio di così non si può. Il punto è che è complicato, perché andare qua sopra con la moto ci sono dei problemi. Piano, così. Ok, vai. Cioè, ma ci rendiamo conto che l'unica vettura che doveva riuscire a saltare si va a incidentare là in fondo? Non la segno, sei bloccata. Frank è volato, ma non è uscita. Prossimo veicolo random, abbiamo un pony. Cioè, alla fine non fa male neanche le macchine, se riescono a non beccare incidenti qua. Esatto, il pony mi ha fatto la perfezione. Poi sei tipo mezzo rincoglionito qua in fondo, sul finale. Almeno è uscito, potrebbe fare l'asino, non lo so. Esplosione, finale abbastanza commovente. Circa, lo segniamo forse? Direi di sì. Asino, prossimo veicolo random. E insomma, un Phantom Custom. Mi spiegate come fa a passare sto Custom qua in cima? Sto Phantom, insomma. Ci provo. Poi se non ce la fa sta gran banana, vai. Oh, ce l'ha fatta! Il Saddler domina al momento. Però se questo riesce a prendere... No, proprio una schifezza. Scusate, non l'ho fatto apposta. Ho preso anche le guardie, secondo me. Secondo posto, prossimo random. T20 per le super. Cioè, non puoi non riuscire a battere un Saddler, dai. Prova. Niente da fare. Verso sinistra, prossimo veicolo random. Abbiamo un Azzurro per le super. Con calma, vada. Ma resta sopra. Che problemi c'ha? Prossimo veicolo random, abbiamo un Presagione. Dopodiché, Vapid Speedo. Già 3 furgoni? Vai, prova. Bravo lo Speedo. Cioè, bravo un cazzo. Mi fa l'asino questo, dai. Ma i furgoni quest'oggi sono una disgrazia. Ma che è? Mi date una moto? Voglio fare sta challenge con la moto. Beh, Speedo asino lo trasto. Mi piace sta cosa. Prossimo veicolo random, domina un Saddler. Intanto in seconda posizione un camion, non mi ricordo se era il Packer o il Phantom. Ho messo il Phantom. E in terza posizione al momento cosa c'è? C'è il pony. C'è proprio il pony. Next veicolo random per le muscle. Bravo Gantlet Classic. Che schifo. Mi raccomando, emozioni superiori a un sughero. No, vabbè. Prossimo random, che comunque il sughero non è da sottovalutare. Abbiamo una Karin Kuruma per le sportive. Ce la vado a prendervi sto coso in mezzo alle ruote? Non è complicato. Vai lì tranquilla, poi sbam. Vai. Brava la Kuruma. Però mi fa l'asino secondo me. C'è un principio di asino qua forse. Cioè dipende, eh. Peggio del pony non è semplice. Girati. Aia. Cerchiamo di farla andare avanti. Non fa l'asino, di poco però. Annis LG Retro Custom. Le sportive quest'oggi possono far bene, eh. Bella così. Bella no. Però sì, cioè diciamo che ci accontentiamo. Atterra bene. Devi girarti così fai fuochi d'artificio. Signori, è stato un po', è andato un po' male. Che cosa devo dire, insomma. Arriva qua, la segniamo. Falso Maro. Ma falso Maro sta, ma veramente. Ranker polizia emergenza. Vada. Rimanga al centro. Cioè, teoricamente è uscito, quindi non lo contiamo. Deve passare sopra, sotto non va bene. Prossimo veicolo random. Peccato perché la cosa c'era tutta. Abbiamo una moto, una Sunset. Puoi fare qualcosa di bello. Cioè, se fai come quella di prima, no. Premio clown, circo e tutte le altre cose. Siamo capiti, però. Se riesci a non esplodere. Vai. Brava la Sunset. E qua un glidone incredibile per barare. No, ma devi fare sto glide. Non devi fare il glide.
clown. Santo Gesù Cristo e la Madonna dei Santi. La segniamo prossimo veicolo random. Ok, rampa comunque molto combattuta, mi piace così. Vapid, Peyote Gasser per le muscle. Vediamo un pochetto. Vai, Peyote Gasser. Bella così. Bel rimbalzino. Attenzione, vediamo se riesce a superare la cosa. Girati. Piano, ok. Se prende la strada fa le cose belle. Se prende le pioppe, no. Ha preso la pioppa. Pazienza. Quindi si ferma qua, raga. La segniamo. Vediamo un pochetto. Sì, al momento fa il quarto posto. E prossimo veicolo random. Abbiamo una bicicletta. Provo con la bici, perché se mi fa un glidino possiamo tirare fuori qualcosa di bello. Con calma, perché la bici, vede che c'ha dei problemi. Non ce la farò mai, perché la bicicletta su GTA col moltiplicatore diventa impazzita. Ok, prossimo veicolo random. Un loader per i fuoristrada, va bene. Oh, il Dion Loader però a parte l'incidente ha fatto una roba bella. Mi spiegate come ha fatto il Saddler a saltare così bene? È troppo davanti. Ma che cacchio è? Questo finisce in mezzo agli asini praticamente. Lo segniamo, direi di sì. Prossimo veicolo random. Diamogli questo segnalino e vediamo un po' se saremo più fortunati oppure no. Non credo comunque. Abbiamo un SUV Radius. Interessante il Radius. Bello. Sì, però almeno accelera un pochettino di più prima. Non si piega. Non si piega. Non si piega. No, è tipo impossibile uscire. Dagli sto segnalino, ma è un po' una disgrazia. Prossimo veicolo random. Un camper. Mi raccomando. Vai. Bravo il camper. Signori, il camper l'ha completata tutta quanta. Girati però. Ma devi girarti. Cioè, ha fatto una cosa bellissima. Poi finisce così. Ma che sfiga. Terzo posto per il camper, ma... Ok. Cioè, best veicolo al momento. Next veicolo random. Paragon R per le sportive. Vediamo un po'. Qua sei al centro. Prova. Sì, cioè, sì e no. Teoricamente più no che sì. Quindi prossimo veicolo random. Abbiamo una Chameleon per le sportive. Vediamo un po'. Ok. Brava la Chameleon che ha capito bene o male come fare. Mi spiegate perché non funziona più? Piegati veicolo, ti prego, che voglio fare una cosa bella. Che è successo? Che è sto sacco di patate? Vediamo il segnalino prossimo random. Perché un free crawler cerca di beccare il Saddler. Oh, ce la fa il free crawler, che è un veicolo rincoglionito. Perché non devono farcela quelle altre macchine? Vai avanti. Bravo, prendi dei metri. Ok, e meno male. Lo segniamo, assolutamente sì. Quarto posto per il free crawler. Un dramma direi, perché averlo in quarta posizione dopo così tanti veicoli. Prossimo veicolo random. Blazer dell'acqua fuori strada. Oh, bello così però. Che è una girandola. Vabbè, fa l'asino supremo. Ma come cazzo gira? Non ho capito. È l'asino? No. Prossimo veicolo random. Solo furgoni. Rumpo. Girati però. Bravo. No, sulle ruote. Vai. No, non così. Però va bene. Lo segniamo, per carità proprio. Prossimo veicolo random. Che sono i furgoni. A parte il camper non possono fare assolutamente nulla. Ruiner per le muscle. Va bene. Piano così, un po' indietro. Cerchiamo di prendere bene la traiettoria, che non è semplice. Vada. Finché fanno così. Ma mi scoppia? Ma scoppia, ma no. Dai, prendi dei metri prima di esplodere. Aia. E comunque è stato bellissimo. Andata, prossimo veicolo random. Questo non l'ho ancora usato, perché quello di prima non so se era un Packer o se era una, forse era un Phantom. Vada, vada, vada. Signori, il Packer punta il podio. Si atterra bene. Vai, ingravidami le prime posizioni. E niente, invece no, raga. Classico clown. Quindi, lo segniamo assolutamente no. Prossimo veicolo random. Cioè, avevo visto per lui un futuro della Madonna. Manco le maghe che ti vogliono truffare quei soldi. Prossimo random. Vapid Slam Van Custom per le muscle. Vada, dai. Ok. Già meglio così. No, vabbè, raga, clown anche qua. Però se atterra bene. No, perché atterra di retro. Atterra di retro. Allora sta gran banana. Non lo segniamo. Prossimo random. Per le compatte dei Classe Rhapsody. No, ma non ce la farà mai questo. E invece ce la fa. Oh, raga, ho parlato. Ok. Aia. Buona però. Tipo che non mi fa la terza posizione. Tanta roba. Vati 801. Andiamola un po' lenta. Poi magari acceleriamo dopo. Piano e con calma. Manca ancora un pochetto. Quindi volendo posso accelerare un po' di più. Signori, è andata. Vabbè, prossimo veicolo random. Abbiamo per i SUV un Dubsta. Vabbè, questo è larghissimo. Se non ce la fa questo, scusami un secondo. Bravo il Dubsta. No, dall'altra parte. Se vabbè. Dai. Ma qualcuno, una roba bella, vi prego. Non è che andate in galera, Vediamo un po'. Segnalino sì, ma proprio per pietà anche in questo caso. Elicottero, dopodiché una tailgater per le berline. Vai. Beh, hai il gator da podio. Ma io vorrei sapere una cosa. Ma sarebbe stata da podio. Poi diciamo che non è stata proprio una roba a lieto fine. Però il segnalino lo trova. Per le Super Taipan. Va bene. Cioè, teoricamente no. Però è la prima macchina con deportanza alta che mi salta fuori. Potrebbe essere interessante. Quella, la Taipan, signori. Che salto che mi fa. Però cerca di fare qualcosa di bello. No, no, raga. Però le macchine con la deportanza alta, secondo me quest'oggi sono piuttosto buone. Prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo a disposizione un Annis S80 RR per le Super. Vai, però è saltato. Sì, vabbè, raga, ma che è Clownlandia qua. Dai, insomma. Ho visto che è difficile, ma non si è fatta niente. Lasciamo stare, prossimo veicolo random. Una schifezza anche qua. E proviamo un po' con qualcosa di un pochino più. Ci siamo capiti, un po' più. Vabbè, è un arrotino di servizio e va bene. Vada, arrotino. Potremmo avere un nuovo primo posto, forse. Piano.
Aia. Ma ste pioppe sono di un fastidioso incredibile. La segniamo sì. Prossimo veicolo random. Si stanno avvicinando piano piano al Saddler, che è stato incredibile. Prossimo veicolo random. Abbiamo Emperor Arabanero. Non l'ho ancora avuta. E ci sta. Va bene, vai Radius, tienila. Ma non cadere giù. E non la segniamo. E no, un pochino magari. Prossimo veicolo random. Winnie si sport. Vada. Teoricamente sopra, quindi dovrebbe contarsi. Però in pratica farà sicuramente una schifezza. E ci siamo capiti. Non trova il segnalino, ahimè. Prossimo veicolo random. Oddio santo. Manaser fuori strada. Questo sembra un microonde mal riuscito. O atterra in strada e fa dei metri come non so cosa. No no, proprio signori, c'è qua un asino di quelli, neanche asino. Un veicolo che manco riesce a fare il peggiore. È incredibile. Prossimo veicolo random. Abbiamo un XLS per i SUV. E va bene. Vada. Perché sempre lì che non c'è nulla? Però vola bene. Oh, ma non sempre in sto buco, che per carità ci sta comunque. Terzo posto per XLS, signori. Cioè, l'avevo fatto molto più drastico, invece. Niente male. Un Ocelot F620 per le coupé. Vada. Madonna di Gesù, però, raga, l'ha presa tutta, quindi la contiamo. Ok, F620. Non esploda. Cioè, non può avermi fatto peggio del coso, dai. No, raga, c'è qualcosa che non mi torna. Come fa a essere il coso qua? Questo va al secondo posto, ma quello come cazzo ci è arrivato là? Il Saddler è imprendibile. Prossimo random. Coupé, ok. Becchi il palo. Devi girarti però, e non si gira. E va bene, e non si gira. Fratello, prende ponte, amico, bravo. Arriva qui, la segniamo e trova il... Trova qualcosa che non è una roba bella, però va bene ugualmente. Prossimo random. Mi tirate giù quel Saddler che non so per quale motivo sia in testa. Vai, BR8, vada. Brava la BR8, una macchina che ci prova almeno. È però purtroppo fatta di cartone, quindi comincia a rallentare come non so cosa. Vai, aia. Sì, ciao. Prossimo veicolo random. Signori, una Carbon RS Moto. Devi andare piano. Piano, piano, piano. Vai. Ok, andata. Carbon, tienila. Fai sto glidino, fallo bene. Benissimo. Ok, incidente, ma lei va intanto. Arriva nella zona del treno, non me la spostare. Secondo posto per la Carbon RS. Prossimo veicolo random. Vai Western, cosa? Fai una roba decente da guardare. Ho 100 di moltiplicatore, non è semplice andare dritti con sto coso. Prossimo veicolo random. Funghi allucinogeni. Già avuto questo, abbiamo a disposizione una Neon. Neon, vada. Ok, oh, meno male. La Neon comunque non mi dispiace. Cioè, non mi dispiace, se fa qualcosa di fatto bene, ok, però. È una congiura. Prossimo veicolo random. E non ho parole. Next random. Vada, una bella bottarella e vediamo dove arriva. Brava la Ruiner, la rottame. Anzi, perfetta, anzi direi. Vai in strada, in strada, non contro il palo. Maledizione, signori, arriva qua. Non la segniamo, forse sì, non la segniamo. Prossimo veicolo random, un cheddino di servizio. E va bene, e ci sta. Vai cheddin. Non è successo nulla, prossimo veicolo random. Un minivan per i furgoni. Non ne posso più, veramente. Ok, minivan. Cioè, nessuno prende il Saddler. Vai avanti. Le. Insomma, il minivan comunque è salvato suo. Peccato comunque per sta retromarcia un po' cosata comunque. Detto ciò, non lo segniamo. Prossimo veicolo random. Per gli industriali, un Rebel. Potrebbe fare qualcosa di bello. Potrebbe. Non vuol dire che lo farà. E io confido molto nel Rebel. Vai. Diciamo che potrebbe. No, non andare nel buco anche tu, ti prego. Signori, non lo segno. Prossimo veicolo random. Pegassi Reaper. Rarissimo, non spona più. E vediamo un po' se quest'oggi mi farà piangere oppure no. Ho qualche dubbio. Non fare cilecca. E teoricamente ha fatto cilecca. Lasciamolo andare. Prossimo veicolo random. Io non so che dire. Se la vince il Saddler quest'oggi. RCV per l'emergenza. Costa il ruotone. Io credo che un po' ti bilanci qua sopra, no? Ma si può spingere con l'acqua? Credo proprio di no. Lasciamolo atterrare. E ok, prossimo veicolo random direttamente. Cos'è? La parata dello ziosi? Zentorno per le super. Vai. Zentorno, resta sopra. Mezza scannata verso sinistra. Quindi o riesce a rientrare un po', altrimenti niente da fare. Prossimo veicolo random, signori. Il penultimo della rampa di quest'oggi. Vabbè, è una cosa normale, per favore. Sportive classiche, Pegassi Monroe. Vai, dritta così. Ci sta comunque. La Monroe prova il miracolo. Cioè, se non becca la torre, sì. Non... E vabbè, se ziosi proprio. Povera Monroe. Quarta posizione per lei. E siamo arrivati con l'ultimo veicolo randomizzato della rampa di quest'oggi. Una rampa disgraziata. Una rampa assolutamente senza un fottuto senso. Ultimo veicolo random di quest'oggi. Non poteva concludersi meglio di così. Carro funebre di Romero per le berline. Mi raccomando, prendi bene le misure e andiamo. Così. Vai carro, carro di Romero, prova a superare il Saddler. Ma non credo possa riuscirci a causa del danno esagerato che ha preso. Di conseguenza, signori, si conclude qui questa rampa con davanti a tutti proprio lui, il Saddler, che vince una rampa dopo, non lo so, forse non l'aveva mai vinta. Penso sia la prima rampa che si porta a casa. In seconda posizione una Carbon RS, una moto. E in terza posizione un Ocelot F620. Direi che sia drammatica la cosa, come asino, non me lo ricordo. Però prendiamo intanto l'Emperor al balzo per farlo esplodere, per fare un po' il finale con content.